che Aristotele sia degnissimo di fede ed obbedienza, così provare si può. Intra operari e artefici di diverse arti e operazioni, ordinate a un'operazione o d'arte finale, l'artefice, ovvero operatore di quella massimamente, deve essere da tutti obbedito e creduto, siccome colui che solo considera l'ultimo fine di tutti gli altri fini. Onde al cavaliere deve credere lo spadaio, lo frenaio, lo sellaio, lo scudaio e tutti quegli mestieri che all'arte di cavalleria sono ordinati. E però che tutte le umane operazioni domandano uno fine, cioè quello di umana vita al quale l'uomo è ordinato in quanto egli è uomo, lo maestro e l'artefice di quello ne dimostra e considera massimamente obbedire e credere si deve. Questi è Aristotele. Dunque esso è degnissimo di fede ed obbedienza. E a vedere come Aristotele è maestro, educa della ragione umana, in quanto intende alla sua finale operazione, si conviene sapere che questo nostro fine, che ciascuno desia naturalmente, antichissimamente fu per gli savi cercato. E però che gli desideratori di quello sono in massimo numero e gli appetiti sono tanti quanti singolarmente diversi, avvenne che universalmente siano pur uno malagevolmente, fu molto a scernere quello dove direttamente ogni umano appetito si riposasse. Furono dunque filosofi molto antichi, dei quali primo a principe fu Zenone, che videro e credettero questo fine della vita umana essere solamente la rigida onestate, cioè rigidamente, senza rispetto alcuno, la verità e la giustizia eseguire, di nulla mostrare dolore, di nulla mostrare allegrezza, di nulla passione avere sentore. E definiro così questo onesto, quello che senza utilitade e senza frutto per sé di ragione è da laudare. E costoro e la loro setta furono chiamati stoici, e fu di loro quello glorioso Catone di cui non fui di sopra oso parlare. Altri filosofi furono che videro e credettero altro che costoro, e di questi fu primo principe uno filosofo che fu chiamato Epicuro, che veggendo che ciascun animale, tosto che nato è, quasi da natura drizzato nel debito fine, che fugge dolore e domanda allegrezza, questi disse, questo nostro fine essere voluttade, non dico voluttade, ma scrivola per P, cioè diletto senza dolore. E però che tra il diletto e il dolore non ponea mezzo alcuno, dicea che voluttade non era altro che non dolore, siccome pare Tullio recitare nel primo di fine e di bene. E di questi, che da Epicuro sono epicurei nominati, fu Torquato, nobile romano, disceso del sangue del glorioso Torquato, dal quale feci menzione di sopra. Altri furono, e cominciamenti ebbero, da Socrate, e poi dal suo successore Platone, che ragguardando più sottilmente e leggendo che le nostre operazioni si poteva peccare e peccavasi nel troppo e nel poco, dissero che la nostra operazione, senza scoperte e senza difetto, misurata col mezzo per nostra lezione preso, che a virtù era quel fine di che al presente si ragiona, e chiamarlo operazione con virtù.